microfono già acceso. È proprio strano che neanche oggi ti veda sopra il mio display. Penso al professore col suo laptop del 2000 che spiega Cicerone per 5 ore di fila. Non vai lontano se dentro casa non hai una connessione che vola sola ad alta quota, ad alta quota. Tutti in piedi per la DAD, innovativa e appassionata, liscia come un'odissea, più invitante di Medea. Focalizzo l'obiettivo, cambio inquadratura, mi sento già più vivo. E piano piano compare la terza C, è come essere lì. Rossi, cosa fai? Li vedo quegli appunti. Restiamo concentrati, la fibra non fa sconti. Io come umano non so se ci riuscirò, ma nella mente già volo. Io l'avrei trovata, non vedo il tuo sorriso, ma sento la risata. Come Ulisse passo notte e giorno navigando, ma ti vorrei vicino, ti vorrei accanto. Tutti in piedi per la DAD, innovativa e appassionata, liscia come un'odissea, più invitante di Medea. Tutti in piedi per la DAD, non fidarti della DAD, familiare e sconosciuta, si può stare più distanti anche con due occhi davanti. Tutti in piedi per la DAD. DAD. Tutti in piedi per la DAD. In piedi per la DAD. E sulle note di questa graffiante, ironica e al contempo tristemente vera canzone di Francesco Renero, dichiaro aperta la 7ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Un appuntamento molto sentito, molto presente nel tessuto della scuola italiana già appunto da 7 anni a questa parte, e che tuttavia quest'anno inevitabilmente ha risentito della situazione in cui versa la nostra Italia, come tutto il pianeta. La situazione funestata appunto dalla pandemia da coronavirus. Non vi nascondo, ecco, che c'è stato un momento in cui ci siamo interrogati se circa l'opportunità, ecco, di ripresentare anche quest'anno un appuntamento così faticoso, così oneroso, che metteva in campo tutto le forze che gravitano attorno ai licei classici, dagli studenti ai docenti, ai dirigenti, al personale ATA, soprattutto quando durante lunghi mesi la scuola non è stata in presenza, ma eravamo tutti collegati e connessi dalle nostre abitazioni. C'è stato un attimo di scoraggiamento. Alla fine abbiamo deciso che il miglior modo per combattere la sofferenza, il dolore, è proprio quello di opporsi con una netta resilienza, quella resilienza, quella costanza, quella fermezza d'animo che proprio i nostri classici, i nostri autori del passato, greci e latini, ci hanno insegnato e ci continuano ancora oggi a insegnare dalle pagine dei loro capolavori. E allora per questo motivo mi sento oggi particolarmente grato e felice di ringraziare tutti
tutti quei licei, sono 300, un numero altissimo considerata la situazione in cui ancora oggi versiamo, licei, dicevo, che hanno accettato la sfida, che hanno deciso di, nonostante tutto, mettersi in gioco, mettere in campo tutte le loro forze, con delle difficoltà veramente quasi insormontabili. Ringrazio gli studenti innanzitutto, perché gli studenti sono il motore di questo evento, come sono il motore delle nostre scuole, dei nostri licei, e se non ci fosse la motivazione, l'entusiasmo, la voglia di mettersi appunto in discussione, in gioco da parte loro, nulla si potrebbe portare avanti nel mondo scolastico. Ringrazio i docenti che, nonostante la fatica di due anni come questi, ancora una volta hanno voluto impegnarsi e fare da sapiente guida per i nostri studenti. Ovviamente l'illuminata guida dei dirigenti, andare oltre la difficoltà che la situazione comporta, e tutti coloro che si sono spesi per questo evento. Un evento che quest'anno inevitabilmente si presenta diverso per quanto riguarda la durata, 4 ore invece che 6, si presenta diverso per quanto riguarda l'ora di attacco e l'ora di fine, non più dalle 18 alle 24 ma dalle 16 alle 20. Si presenta diverso perché è un evento che non sarà fisicamente realizzato nelle scuole, le condizioni ovviamente ce lo impediscono, ma che sarà mandato online, in diretta streaming o sotto forma di pre-registrazioni. E con delle novità, come per esempio delle premiazioni, una che riguarda un concorso di poesia che vedrà vincitrice appunto una studentessa di cui parleremo successivamente, e poi per la prima volta in assoluto è stato anche premiato un cortometraggio realizzato da studenti, e mi preme, ecco, sottolineare con molta gioia e gratitudine che il video di attacco della nostra notte nazionale, per il quale ringrazio nuovamente il cantante Francesco Rainero e il regista Vladimir Di Prima con il suo staff, è stato appunto realizzato con il contributo dei ragazzi inviato dalle scuole. Entriamo adesso nel vivo della nostra manifestazione, ed è doveroso da parte mia, ma è anche un piacere, porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutte quelle istituzioni che nel corso di questi anni, alcune addirittura già sin dal primo anno, ci hanno sostenuto, incoraggiato e hanno, come dire, seguito il nostro percorso con particolare cordialità e affezione. Innanzitutto, è chiaro, dobbiamo cominciare con il Ministero dell'Istruzione, che sin dalla terza edizione ha deciso, ecco, di dare il proprio sostegno alla Notte Nazionale del Liceo Classico, considerandola e definendola come una delle attività, come uno degli eventi più innovativi della scuola dell'autonomia, soprattutto in grazia del fatto che è un evento che non è, come dire, stato imposto, ecco, dal Ministero stesso, ma che è espressione proprio delle comunità scolastiche. E ogni anno il Ministero ha mandato un saluto, un augurio da parte o del Ministro stesso o di collaboratori diretti del Ministro, e anche quest'anno non è stato da meno. Abbiamo la testimonianza, il saluto, il video saluto registrato da parte della dottoressa Barbara Floridia, che è sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e che ringrazio particolarmente di questo dono. Un saluto a tutta la comunità scolastica, soprattutto alla comunità scolastica dei licei classici italiani. Siamo alla 7ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Ci tengo personalmente a ringraziare il professore Schembra. È un momento importantissimo, è un momento in cui il Ministero, insieme a tutti i licei classici, vuole ricordare quanto importante sia, quanto importante è per la nostra cultura italiana, per il sostrato culturale dell'Italia futura, la formazione classica.
Io sono molto orgogliosa di aver frequentato un liceo classico da studentessa e sono certa e sono consapevole di quanto profonda sia, di quanto radicata e strutturale sia la formazione classica che permette ai nostri giovani, alle nostre studentesse e ai nostri studenti di poter per il loro futuro intraprendere qualunque tipologia di strada, qualunque ambiziosa volontà di realizzare se stessi. Un saluto. Il liceo classico è un indirizzo di studio prezioso per la nostra Italia, è un indirizzo di studio che completa, che perfeziona quello che è il ventaglio delle opportunità scolastiche dei nostri ordinamenti. Un abbraccio. E vi auguro una buona continuazione di serata particolare per festeggiare l'esistenza, la resistenza, la valorizzazione dei licei classici. Inoltre, un'altra associazione che da sempre, sin dal primo anno, ci segue, ci supporta ed è prodiga, ecco, di grande sostegno per noi è l'Associazione Italiana di Cultura Classica, un'associazione che esiste dalla fine del 1800 e che è ramificata in un numero elevatissimo di delegazioni e che ha come scopo e finalità precipui proprio quello di divulgare, di diffondere nella cultura italiana, nella società italiana e soprattutto fra i giovani i valori più alti e imperituri della tradizione classica. Sin dal primo anno l'Associazione Italiana di Cultura Classica ci ha sostenuti, ci ha fornito un partenariato che si è rivelato particolarmente proficuo e quest'anno abbiamo la grande gioia e il grande onore di poter ascoltare un messaggio che per tutti i licei aderenti alla iniziativa ci ha forniti il presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, professor Mario Capasso. In qualità di presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, ho il piacere di portare il saluto dei circa 3.000 soci della nostra associazione e mio personale a questa nuova edizione della Notte del Liceo Classico, una manifestazione inventata da Rocco Schembra, tradizionalmente coronata da grande successo. Quest'anno la notte si tiene su piattaforma, ovviamente per la pandemia. Ma sono certo che anche questa edizione avrà un grande successo perché penso all'entusiasmo dei tanti studenti, dei tanti docenti, dei dirigenti e anche dei rappresentanti della società civile che con grande abnegazione e convinzione partecipano a questa edizione. E un altro ringraziamento va ovviamente a Rai Cultura e a Rai Scuola che già da diversi anni ci sostengono con il loro partenariato. Negli anni scorsi le loro telecamere sono andate in alcuni licei per seguire la diretta degli eventi. Ricordo al liceo Aristofane a Roma, il Giulio Cesare. Ovviamente quest'anno è impossibile, sia perché i licei in quel momento saranno vuoti, saranno privi di ragazzi e privi di persone, ma anche perché è impossibile spostarsi. Tuttavia, Rai Cultura e Rai Scuola ci sono comunque vicine, hanno garantito la trasmissione in onda nei loro canali social della performance ritenuta migliore relativamente a un altro momento forte della notte, e cioè la conclusione. Come penso molti di voi sapete, tutti i licei concludono con una parte comune, con la lettura drammatizzata di un passo di letteratura greca che abbia come tema la notte. Quest'anno è stato scelto un componimento poetico molto forte, molto struggente, e cioè Ero e Leandro di Museo. Bene, il liceo che drammatizzerà nel modo migliore, nel modo più accattivante questo passo di letteratura greca sarà filmato e trasmesso appunto dalla Rai.
E a proposito di concorsi, a proposito di competizioni, come vi accennavo, nella nostra notte nazionale i protagonisti sono gli studenti che spesso si cimentano dietro così sollecitazione del coordinamento nazionale. E tra l'altro quest'anno mi preme moltissimo ringraziare il comitato organizzativo per la prima volta congiuntosi in modo tale che le scelte così delicate potessero essere più ampiamente condivise, quindi ringrazio tutti i colleghi che hanno fatto parte quest'anno del comitato organizzativo. Dicevo appunto che il comitato organizzativo, insieme con il coordinamento nazionale, suggerisce degli spunti per far partecipare a dei concorsi i ragazzi. Non è una novità, ma l'abbiamo fatta anche gli anni scorsi, ma quest'anno per la prima volta viene offerta la possibilità di comporre ai ragazzi un testo poetico che si ispiri, che si sia ispirato, ecco, diciamo, ad un tema desunto dalla locandina. A proposito della locandina, che sicuramente tutti già avete visto e conoscete, mi preme ringraziare l'artista, il grafico, la professoressa Valeria Sanfilippo, che ne è l'autrice e che rappresenta proprio tale locandina, la realtà capovolta della scuola. È una ragazza a testa in giù, connessa con le cuffie, dal cui cervello si dipana tutta una serie di labirintiche traiettorie. La realtà appunto della DAD. Bene, tantissimi licei hanno risposto mandando delle composizioni poetiche e il primo premio, dietro sofferta scelta da parte del comitato, se l'è aggiudicato una ragazza del liceo classico Agostino Nifo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. La ragazza si chiama Alessandra Sgammato e con molto piacere e con vivissime congratulazioni le lascio la parola perché sia lei a recitare per tutti i licei la sua bellissima poesia che si intitola Alla deriva. Alla deriva c'è lo scroscio delle onde, certezza della vertigine, gocce di gelida frizione. Alla deriva c'è il suono sordo di parole soffocate, di immagini sbiadite, rassegnazione ad una falsa verità, sazietà di smarrimento. Ma se alla deriva si potesse sostituire l'odore della primavera, i colori di una risata, ciliegie in fiore su volti reali, se si potesse ammirare lo stacco di una farfalla da uno stelo, se si potesse seminare incontri, tessere sguardi, ritrovare sogni, dalla deriva nascerebbe finalmente leggerezza di tempi nuovi. E complimenti, complimenti ancora alla bravissima Alessandra Sgammato del liceo classico Nifo di Sessa Aurunca, provincia di Caserta, per questa commovente lirica Alla deriva che ha interpretato con particolare compenetrazione emotiva e che raffigura, rappresenta realmente il periodo che stiamo tutti attraversando. Rimaniamo sempre in ambito di concorsi, di sane competizioni a cui i nostri studenti dei licei aderenti hanno partecipato, sollecitati appunto dal coordinamento nazionale e dal comitato organizzativo. Quest'anno per la prima volta, una grande novità, si è richiesto agli studenti di inviare dei cortometraggi che avessero come tema raccontare la DAD e che poi sono andati a confluire, ovviamente quelli ritenuti migliori, nell'inno nazionale, nel video che corre dall'inno nazionale introduttivo che avete appunto visto. Fra questi corti, fra questi cortometraggi, è stato selezionato dopo lunga e faticosa cernita quello ritenuto non tanto il migliore da un punto di vista tecnico o di strumenti ecco adoperati, ma piuttosto per il messaggio che ha voluto veicolare. Ho veramente il piacere di comunicare il nome della vincitrice. Si tratta di una ragazza del liceo classico Scaduto di Bagheria in provincia di Palermo e il suo nome è Diana Turcanu.
Con questo cortometraggio Diana ha voluto significare il disagio, il momento di grande disorientamento che tutti i licei, che tutte le scuole, che tutti gli studenti hanno attraversato durante quest'anno, durante l'anno precedente. Un messaggio di grande semplicità, se vogliamo, di grande spontaneità, ma anche di grande verità. La DAD. Per noi studenti DAD non vuol dire soltanto stare seduti con la videocamera accesa e seguire la lezione. Per noi significa tant'altro. Per molti è come una passeggiata. Si alzano 10 minuti prima della lezione e fanno anche colazione quando la prof spiega. Si distraggono dai social, dalla televisione o anche da una chiacchiera banale con la mamma e i fratelli. Invece altri la prendono seriamente. Sono sempre attenti e costanti nello studio. Quando vengono interrogati, a volte non parlano per paura di sbagliare. Oppure parlano e la connessione non va. Per quelle poche volte che disattivano la fotocamera perché non ce la fanno più, gli vengono dati anche problemi perché non potrebbero. Per me DAD è come una lezione senza prof, perché non riesco a concentrarmi, ho così tante distrazioni e poi mi chiedo perché dovrei stare attenta, ovviamente per il mio futuro, ma quando non si ha più un sogno, cosa mi porta ad ascoltarli? Nella mia classe abbiamo una prof che a volte ci mette la sua a disposizione per farci sfogare e molte volte scoppiamo anche in lacrime perché siamo fragili e teniamo troppe cose dentro. Capisco che per questo c'è lo psicologo, ma vorrei far capire che per me, e penso per molti, questa non è DAD, ma stress. Una vostra cara alunna del liceo Francesco Scaduto di Pagheria. E complimenti ancora a Diana per questo cortometraggio così sentito, così vero e spontaneo. Bene, siamo arrivati alla parte conclusiva, la prima parte, quella che è comune a tutti i licei. E adesso lascio molto volentieri la parola alle singole istituzioni scolastiche che ognuno in autonomia ha organizzato, ha registrato, ha programmato, ecco, per tutti voi degli spettacoli, delle performance, delle maratone di lettura da parte, ecco, dei propri studenti. Vi esorto a seguire con molta attenzione fino alla fine, fino in fondo questo evento, anche ogni tanto a curiosare nei canali social di altri licei, magari così potete fare dei confronti, potete vedere un po' quali sono i talenti, ecco, dei ragazzi anche di altre scuole. E ringraziandovi ancora una volta vi saluto dandovi l'appuntamento alla prossima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che sarà l'ottava e che si celebrerà nel 2022, con l'auspicio e la speranza che tornerà ad essere in presenza, con le aule dei nostri licei nuovamente affollate dai nostri studenti. E vi auguro adesso una buona visione, un buon proseguimento di visione, invitandovi a guardare la notte del vostro liceo e quella degli altri licei. Grazie. Buongiorno, sono Francesco Di Maio, sono il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Mandralisca di Cefalù, che comprende al suo interno due sezioni associate, il Liceo Classico Mandralisca e la sezione associata dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e dell'Enogastronomia. Ma ci occuperemo oggi, in questo momento, soprattutto del Liceo Classico Mandralisca, antica e gloriosa istituzione formativa esistente a Cefalù da ben 130 anni e di cui tanti cefaludesi e non sono stati a suo tempo allievi. Io sono, mi onoro di essere stato un ex allievo del Liceo Classico Mandralisca e ho avuto l'altissimo onore e privilegio di essere diventato dopo tanti anni anche il preside, il dirigente scolastico del mio ex liceo classico. Siamo giunti alla settima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.
un'edizione che noi abbiamo sempre onorato negli anni passati con una massiccia ed entusiastica partecipazione di tutte le componenti scolastiche del liceo classico, docenti, allievi, personale ATA, dirigenti in prima persona, con una kermesse che ha avuto sempre un grande successo di pubblico, di genitori, perché l'istituzione del liceo classico a Cefalù e dintorni è mandralisca, è conosciutissima, apprezzatissima ed ha una fama, ripeto, molto consolidata. Qual è l'idea, lo scopo, l'obiettivo che noi abbiamo voluto perseguire, aderire nelle passate edizioni, nonché nella settima edizione di cui stiamo parlando? Siamo consapevoli delle enormi difficoltà che purtroppo quest'anno la situazione pandemica ha determinato in tutte le scuole italiane, ivi compreso ovviamente il nostro liceo classico. Di questo siamo consapevoli, tant'è che la sperimentazione, chiamiamola così, l'esigenza di fare tutto online via web è diventata, in base alle norme vigenti, un'esigenza imprescindibile, obbligatoria, dato che bisogna comunque evitare gli assembramenti. Ma qual è l'intento che ci muove, lo spirito che ci anima? Lo spirito, l'intento è quello di preservare, diffondere, fare capire, mantenere il senso, la portata, la vitalità ancora oggi degli studi classici, perché alla base del logos, alla base, oserei dire, delle istituzioni occidentali più progredite, così come noi le conosciamo, alla base del nostro ordinamento, alla base dei nostri costumi sociali, del nostro modo moderno di vivere, tutto è permeato dei valori profondi, delle profonde intuizioni, oserei dire dei miti che ci vengono dalla grecità, dalla romanità e comunque dagli studi classici, dalla filosofia, dalla matematica, dalle scienze, dallo studio di lingue che non sono mai morte ma sono sempre vive e oggi come oggi hanno una riscoperta anche in ambiti non necessariamente culturali, come per esempio gli ambiti economico-aziendali, che si avvalgono dei criteri, degli assiomi di logicità mutuati dalle versioni greche e latine. C'è tutto un mondo che noi preserviamo e rendiamo ogni giorno sempre più vitale, sempre più vivo, perché è compito della scuola suscitare la curiosità, l'amore per la conoscenza. Questa è anche più importante della conoscenza stessa ed è questo patrimonio di idee, di cultura che noi difendiamo e cerchiamo di preservare. Perché il liceo classico è una unicità tutta italiana, non esiste un liceo con pari strutturazione in tutti gli altri ordinamenti scolastici del mondo. Questa è una unicità tutta italiana ed è un patrimonio che noi abbiamo il dovere di difendere, di preservare e di continuare per le future generazioni. Ciò detto, auguro un buon lavoro e una buona kermesse a tutti gli allievi, a tutti i docenti, al personale ATA, a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento
che va in sinergia con le manifestazioni a livello nazionale organizzate in occasione della 7ª edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici. Grazie. Buonasera, gentili ospiti. In qualità di referente per il Liceo Classico Mandralisca, vi do il benvenuto alla 7ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Una notte bianca di eventi ideata, come ormai ben sapete, nel lontano 2015 da Rocco Schembra, docente di latino greco del Liceo Gulli e Pellizzi di Acireale, che avete poc'anzi sentito rivolgervi un saluto. Le nostre notti bianche hanno sempre avuto l'intento di celebrare la cultura classica e di difendere il corso di studi classici dai suoi numerosi detrattori. Sono state occasioni per dare prova concreta delle competenze che il liceo classico fornisce ai suoi allievi, ma sono state anche momento di festa e occasione di incontro per tutti coloro che si sentono fortemente legati alla cultura classica. L'edizione di quest'anno, purtroppo, non può di certo configurarsi come una festa. Troppi morti la pandemia ha causato anche tra gli insegnanti, troppo dolore ha arrecato alle famiglie italiane, ma soprattutto troppo sconvolgimento ha provocato nelle vite dei nostri ragazzi, vera anima della scuola, fino all'ultimo dei nostri sforzi, fonte di gratificazione e di ripagamento di ogni fatica per noi docenti. Con i ragazzi e per i ragazzi abbiamo sofferto, sentendoli disorientati, demotivati, spaventati nel vedere un mondo stravolto nelle sue abitudini, nei suoi ritmi, nelle sue logiche. Abbiamo cercato con i nostri limiti di rassicurarli, di far vedere loro nella pandemia un'occasione di maturazione e di crescita, una prova da superare insieme come social catena. Del resto, nei nostri amati classici abbiamo trovato tante fonti di conforto. Da Archilogo abbiamo imparato che vincitori non dobbiamo esultare troppo e vinti non dobbiamo cadere in casa a lamentarci, ma dobbiamo gioire delle gioie e non affliggerci troppo dei mali, piuttosto dobbiamo riconoscere quale ritmo governa gli uomini. Da Eschilo abbiamo appreso che la vita è un alternarsi di vicende positive e negative e che dal dolore si apprende. Ovidio ci ha insegnato che sempre si mescolano gioie e dolori nella vita umana e che il dolore di oggi può un giorno giovarci. Seneca ci ha ricordato che l'impeto delle avversità non cambia l'uomo, l'animo di un uomo forte. E nelle loro parole abbiamo colto l'invito rivolto a ciascuno di noi a non mollare mai, a non farci scoraggiare dagli eventi avversi, ma ad andare avanti con coraggio giorno dopo giorno, guardando il lato buono delle cose, anche le più gravose. Proprio nell'ottica del non arrenderci alla pandemia, ma piuttosto del riconquistare la nostra vita quotidiana, abbiamo accettato la sfida di partecipare ad una notte nazionale del tutto insolita, non aperta al pubblico, non in presenza, non in diretta, ma preregistrata secondo le vigenti normative anti-Covid. Per i nostri ragazzi partecipare ai preparativi della notte nazionale è stata occasione di rigenerazione e di vivace socialità. Ha permesso loro di distogliere l'attenzione dalla realtà circostante, troppo dolorosa e avvilente, e di concentrare tutte le loro energie positive in qualcosa di bello, di vitale, che affonda le radici nella cultura classica. L'edizione di quest'anno si caratterizza perciò anzitutto per la straordinaria resilienza di cui ci hanno dato prova gli allievi, gli indiscussi protagonisti della serata, che hanno saputo trovare il tempo, nonostante numerose incombenze di fine anno scolastico, e la forza, malgrado la crisi sociale e sanitaria che stiamo vivendo, per cimentarsi in performance di canto, recitazione, danza e musica dal vivo. A loro non è mancato il sostegno della sottoscritta, referente alla Notte Nazionale dal lontano 2015, e la guida attenta di Carlo Rinaldo, prezioso direttore artistico della maggior parte delle nostre edizioni, che si è divertito persino a cantare insieme a loro. Il tema trattato quest'anno è sogno di rinascita. Come non rifugiarsi in questo drammatico frangente nel sogno di un mondo diverso, di una scuola diversa, di un futuro non più segnato da lutti e crisi economiche, ma ricco di occasioni proficue per tutti? Ecco che i nostri ragazzi hanno voluto immaginare una scuola in cui le varie discipline vengono insegnate con l'ausilio della musica e con compiti di realtà, puntando sul saper fare e sul saper essere, più che sulle conoscenze in senso astratto.
Hanno sognato un mondo diverso, senza Covid-19, ma soprattutto un mondo migliore, perché è cambiato in positivo dalla pandemia. Hanno immaginato un futuro di rinascita, senza dolore, senza limitazione, senza paura persino di abbracciarsi. Come non fare allora un plauso a tutti coloro che stoicamente hanno affrontato le avversità e superato i vari ostacoli per esserci? Voglio nominarli uno per uno. Anzitutto i nostri attuali allievi, Samira Itamu, Irene Barracato, Aurora Bona, Gaia Breghin, Ludovica Cascio, Giorgia Castiglia, Eva Castiglione, Maria Lidania Cicero, Margherita D'Amico, Elena Di Liberti, autrice anche di un testo teatrale originale e molto significativo, Carlotta Fatta, Fulvio Filippone, Gioia Marchione, Carlotta Martino, Alessia Paola, che vedrete anche nella veste di straordinaria poetessa, Marta Guagliana, Roberta Rinaudo, Martina Santoro, Gabriele e Gianmarco Serio. Ma devo ringraziare anche i nostri ex allievi che hanno voluto sostenerci in quest'ardua impresa, dai più recenti, come Maria Francesca Santoro, diplomatasi lo scorso anno col massimo dei voti e oggi frequentante la facoltà di scienze biologiche, Giuliano Cassataro, mio carissimo allievo, oggi eccellente geriatra, attore per passione e per talento innato, Liana D'Angelo, allieva di qualche anno più addietro, straordinaria artista, costantemente impegnata durante tutta la pandemia nella creazione di spettacoli di altissimo livello, condivisi generosamente col mondo intero tramite YouTube per allietare gli animi affranti. Un ringraziamento particolare va al nostro allievo Luca Rinaudo, che con maestria e certosina pazienza ha girato le varie scene e montato il video di cui godrete questa sera. Senza il suo prezioso aiuto, il Bandalisca per la prima volta sarebbe mancato all'appello di una notte nazionale. Ed ecco che grazie a tutti loro, malgrado le mille difficoltà di una scuola aperta a singhiozzo, costretta dentro protocolli rigidi, minacciata da contagi ancora presenti a Cefalù, schiacciata dal peso delle incombenze di fine anno scolastico, siamo qui ancora una volta a celebrare la cultura classica. Con soddisfazione e della gioia nel cuore, vi invitiamo quindi a seguirci durante questo lungo pomeriggio insieme e a scoprire con noi le meraviglie che i nostri allievi hanno saputo creare. Buona visione! Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nostra settima notte nazionale del Liceo Classico. Nella prima parte dello spettacolo vedrete gli allievi impegnati a immaginare la scuola dei loro sogni, una scuola in cui le lezioni frontali siano sostituite da lezioni in musica, storytelling, dinamiche sfide e apprendimenti ludici. Dopo una originalissima quanto fantasiosa lezione di etimologia italiana, assisterete a delle insolite interrogazioni di matematica e di filosofia e musica. Ascolterete una lezione di storia trasformata ora in TG, con tanto di servizi, inviati, immagini e sponsor, ora in telecronaca delle più celebri battaglie storiche, reinterpretate in chiave di cronaca sportiva. Considerate l'amore innovativo per ripassare un po' di storia e per sottolineare il fatto che si apprende di più quando ci si diverte. Inoltre, seguirete una lezione di latino, quale lingua viva, capace di regolare emozioni in musica, ed assisterete ad una divertente sfida tra docenti ed alunni sui premessi sposi. Buona visione! Thank you.
Thank you.
Thank you.